Pronto? Clinica di recupero psichiatrico Madre Teresa degli Angeli? Potrei parlare con Civati Pippo? Stanza 42. Grazie, infermiera, grazie. Pippo carissimo, hai visto che ti chiamo io ogni tanto e oggi non sono potuto venire. E com'è? Ho saputo, è lasciato il PD. Mannaggia, 2 anni ci hai messo, però ce ne fa piano piano, piano piano. Senza quelle telenovelas tipo spagnole, come Il Segreto, Gonzalo, là il prete. Che ci mettono un sacco di puntate per dire un fatto. Quella hanno finito la prima serie in un anno, tu 2 anni sei uscito dal PD. Vabbè, però va bene. E mo in che gruppo vai? Non lo. Come latinoamericana? Pippo, ma stai bene? Tutto a posto? Se da me stati un po' là e poi decidi che gruppo andare. Vabbè, stati là qualche mese ancora per le medicine, mi raccomando, mi raccomando. Poi parlo io con Renzi e vediamo se non vai in Siberia, da qualche altra parte, ti mando un posto più caldo, magari fai un certificato medico, dici anche non stai bene, così non ti spedisce là. Va bene, mi raccomando. Vabbè, e che cosa mangi stasera? Ah, devi decidere ancora. Quanto tempo? Un annetto per decidere. Vabbè, boh, parlo io con l'infermiera, il menù dell'ospedale, quelli di mangiare, non è che ogni volta decidi puoi stare tutto questo tempo. Va bene, beh, mi raccomando, stai su, poi ti porto il pigiama, va bene, te lo lavo. Sabino, vuoi dire qualche cosa, Pippo? Facciamo una fiction, Civati Fall! Secondo me è una buona idea, possiamo fare i soldi, così ti ritiri dalla politica e facciamo una fiction, bellissimo, con te come protagonista, che ogni puntata non si sa che cazzo devi fare, poi ci deciderà alla fine, e poi decide, e poi magari ci mettiamo qualche altro protagonista pure. Va bene, beh. Ciao bello, curati! Ciao 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 ciao!